Il Minotauro è un istituto i cui soci sono psicologi e psicoterapeuti specializzati nella presa in carico dell'età evolutiva e da oltre 30 anni svolge un'attività di ricerca, di prevenzione, di formazione, molti interventi a livello nazionale. Io sono Alessandra Marcazzan, lavoro al Minotauro dal 1996. Che fa un po' paura, a settembre saranno 25 anni. E oggi sono qui con la collega Elena Budai, e a cui chiederò di presentarci alcune riflessioni che ha messo a punto nel corso del suo lavoro degli ultimi anni, clinico, ma anche grazie all'occasione offerta dalla scuola di specializzazione in cui insegna, che le ha dato modo di rielaborare e presentare appunto queste tematiche di cui andiamo a parlare oggi, no? Il tema del nostro dialogo di stasera è crescere diventando se stessi. Prima di entrare nel merito dell'argomento, ci sono alcune indicazioni di tipo tecnico, no? Per tutti i partecipanti, è possibile rendere più attiva la vostra presenza facendo delle domande ai relatori. Vi chiediamo di utilizzare per questo l'apposito tasto che si chiama domande e risposte nella striscia sotto, nella finestra di Zoom, mentre se ci sono delle domande tecniche, dei problemi sulla connessione o su questioni che riguardano il webinar, potete scrivere nella chat, dei nostri validissimi colleghi ci assistono da remoto e vi aiuteranno a risolverli. Ok, quindi adesso Elena, tocca a te. Cosa dici? Tutto bene? È andata bene la tua presentazione? C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Ah, no, grazie, va benissimo. Grazie. Allora, ti chiederei di partire un po' dalla presentazione di uno dei temi proprio un po' centrali, no? Nel tuo ultimo libro che si chiama appunto Costruire l'identità. Sottotitolo è Come aiutare gli adolescenti a diventare se stessi. E quindi provando, no, a utilizzare proprio il tema della costruzione di identità come vertice, da cui esplorare i compiti evolutivi dell'adolescenza, no? Compiti che sicuramente in qualche modo trovano degli antecedenti, la costruzione inizia nel corso dell'infanzia all'interno del nucleo familiare, no? Si pongono i primi tasselli fondamentali e quindi le prime identificazioni, no? Attengono a genitori, fratelli, tutti i membri e i portatori di quella che nel nostro linguaggio chiamiamo la cultura affettiva familiare. Poi tu nel tuo libro accompagni, no, i ragazzi nel corso della crescita, attraverso tutto un processo molto avvincente, no, fatto di rimandi, di identificazioni anche multiple che vanno e tornano da diversi attori. Quindi ti chiederei di parlarci un po' di questa tematica. Grazie, Ale. Ma io penso che in fondo il lavoro che ci accomuna un po' tutti come colleghi del Minotauro e come terapeuti dell'adolescenza è appunto un lavoro avvincente e avventuroso, perché possiamo forse vedere l'adolescenza come una fase della vita in cui appunto si abbandona la stagione dell'infanzia, che può essere vista come una stagione in cui naturalmente l'identità esiste già nei suoi aspetti più concreti, anagrafici, ed è una stagione, diciamo, dell'identità, quella infantile, in cui tutto sommato ognuno di noi da bambino sceglie poco, no? Non scegliamo di venire al mondo, non scegliamo dove venire al mondo, quando, in che epoca, in che luogo del mondo, in quale tipo di famiglia, non scegliamo il nostro nome. Non scegliamo il tipo di trattamento che riceviamo e quindi è una fase della vita improntata alla dipendenza dal nostro contesto, in cui abbiamo un po' tutto da imparare, ma anche tutto un po' da ricevere con una, certa quota di passività necessaria dalla dipendenza del bambino. Gli adulti accedono invece a una stagione di maggiore libertà, di maggiore responsabilità e
In mezzo che cosa ci sta? Ci sta l'adolescenza con il suo percorso evolutivo, che io amo vedere come un'avventura difficile, sicuramente complicata, ma anche emozionante, entusiasmante, come appunto un'avventura dove costruire l'identità, tutto sommato, vuol dire che con gli elementi che ci vengono un po' dati, un po' imposti durante l'infanzia, noi siamo chiamati a costruire un sé, una rappresentazione di noi stessi che appunto ci corrisponda, che noi sentiamo che ci appartiene, che sentiamo come qualcosa che è la nostra dimensione e la nostra espressione dello stare al mondo, il nostro sé. Questo è molto importante per stare bene in età adulta, no? Passare un po' dalla passività infantile in cui si ricevono delle identità, delle identificazioni, delle letture, subendole un po' da parte del contesto, al rimaneggiarle, rielaborarle, in modo da sentire in età adulta, quindi alla fine del percorso evolutivo adolescenziale, durante, se possibile anche alla fine, di essere appunto diventati noi stessi, che quel nome che abbiamo ricevuto però ci rappresenta, in qualche modo ci definisce, e quindi definendo un po' anche le distanze dal nostro contesto di partenza. Questo è uno dei motivi per cui spesso si creano delle fatiche, delle difficoltà nelle famiglie. Questo è il motivo per cui noi lavoriamo anche con i genitori, perché vediamo questa costruzione identitaria come un'impresa evolutiva congiunta, in cui anche il contesto è chiamato un po' a riconoscere quel soggetto lì come un soggetto che si sempre più si autodetermina, che sempre più si autodefinisce, in che modo? Anche a partire da un'esplorazione e da una sempre più approfondita e nitida conoscenza delle proprie emozioni, delle proprie reazioni emotive, cioè provando a fare esperienza, a vivere nel mondo, a incontrare persone, a vivere relazioni, ad attraversare vari contesti e andando a scoprire quali gli appartengono, quali non gli appartengono, quali modelli rappresentano delle possibili scelte identitarie che la persona, che l'adolescente vuole fare proprie e quindi con quali si vuole identificare e da quali invece si vuole differenziare, perché non gli appartengono, perché non corrispondono al suo sentire, al suo vissuto e al suo modo di essere. Ecco perché è importante per questo, come dire, l'azione di lettura significante che il contesto può dare alle emozioni del ragazzo, perché noi siamo abituati a dare per scontato un po' le emozioni, qualcosa di nostro, quindi lo conosciamo, no? Lo sappiamo, conosciamo il nostro. In realtà le emozioni nell'infanzia, nel passaggio all'adolescenza, noi non le vediamo come qualcosa di così scontato, così noto, così facile da conoscere, perché sono delle tensioni che ci attraversano e all'inizio non sappiamo bene integrarle, armonizzarle, a volte sono contraddittorie, a volte sono ambivalenti, a volte sono molto travolgenti, possono spingerci a esprimerle o ad agirle in modi anche molto forti, distruttivi. Se non riusciamo a contenerle in una cornice di pensiero e di significato che diventa appunto il materiale da costruzione dell'identità, no? Solo nel momento in cui però vengono queste emozioni lette, riconosciute, inizialmente dal contesto esterno, perché inizialmente il bambino non le sa leggere, e poi in adolescenza con l'interiorizzazione di una capacità di lettura di questi stati emotivi che viene poi rimaneggiata e fatta propria. Ecco, in questo senso io ho provato nel libro a descrivere il lavoro che credo, adesso non so, si potrebbe discuterne, ma che un po' tutti noi colleghi con varie accezioni e con varie modalità facciamo nell'accompagnare gli adolescenti in questa avventura che alla fine è bello vedere come un'avventura di libertà, no? E di costruzione della propria identità e del sé. Hai descritto molto bene, no, questo processo, questo viaggio adolescenziale avventuroso, no? Tu hai detto avvincente, entusiasmante, in cui i ragazzi sono proprio degli esploratori, no? Fare esperienza significa poter esplorare il mondo, la realtà, no? Sperimentare, anche innovare. E qui si apre proprio come una
una differente visione tra i ragazzi e gli adulti, no? Perché nello sguardo dei giovani e dei ragazzi il nuovo, l'imprevedibile, l'indeterminato è attraente, mentre nello sguardo degli adulti e dei genitori è qualcosa che può suscitare inquietudine, preoccupazione, no? Da cui si avverte spesso il desiderio di proteggere i ragazzi, soprattutto in tempi come quelli in cui viviamo, no? In cui già prima del Covid il futuro appariva come qualcosa di incerto, forse addirittura di compromesso, no? E quindi, come dire, lasciare la strada vecchia per la nuova è molto difficile per gli adulti, sono pieni di preoccupazioni, mentre per i ragazzi c'è uno slancio fisiologico, no? Incoercibile verso la ricerca di nuovi stimoli, nuove esperienze, no? Mi sembra che questo sia un tema proprio importante e anche complesso, molto, molto classico, ma molto attuale, perché veramente oggi, 2021, marzo 2021, nel bel mezzo di una pandemia, trovare il giusto calibro, no? Tra i bisogni dei ragazzi, di un'intera generazione di bambini e ragazzi, di muoversi nel mondo, di mangiarsi il mondo facendo esperienze ed esplorandolo, e il bisogno altrettanto forte degli adulti investiti di responsabilità enormi, no? Non solo i genitori, ma anche adulti più importanti di noi, di garantire protezione, garantire sicurezza, no? Mi sembra una tensione molto forte, no? Quindi questo tema un po' dell'esplorazione è molto centrale anche nel momento specifico in cui viviamo. Sono d'accordo, cioè la sperimentazione sia intesa come ricerca di aspetti nuovi. In effetti è vero, gli adolescenti dismettono il loro sé infantile come un vestito diventato piccolo, no? Perché la crescita spinge in avanti verso la ricerca appunto di identità che integrino i nuovi aspetti maturativi, generativi, sessuati, sociali, no? Extrafamiliari, e quindi sono spinti in avanti. A volte loro stessi, un pochettino di paura di abbandonare questa nicchia affettiva calda dell'infanzia che li ha accolti, la sperimentano loro stessi, ma la crescita li spinge irrevocabilmente ad andare in avanti, no? E aggiungerei a questa tua accezione del concetto di sperimentazione, con cui mi trovo d'accordo, anche l'aspetto appunto del fare esperienze come momento cruciale per la scoperta del sé, la scoperta delle proprie reazioni, la scoperta di ciò che ci appartiene e non ci appartiene, dove però non basta che le cose succedano, cioè non basta solamente vivere. Nel fare esperienza c'è che succedono le cose, ma anche poi che io ci penso sopra, altrimenti le cose vengono vissute, vengono agite, ma potrebbero rischiare di non lasciare nulla, no? Quindi nel concetto di sperimentazione ci sta da un lato il vissuto, l'agito, quello che si fa, quello che accade, e dall'altro lato la reazione che questo provoca in noi, e una reazione che diventa consapevole attraverso la costruzione di rappresentazioni sempre più precise, sempre più nitide e sempre più soggettivate, cioè sempre più appartenenti alla lettura soggettiva che il ragazzo e poi adulto darà di sé, no? Perché inizialmente le letture dipendono molto da quello che l'adulto propone. Un bambino, quando si sente dire "Ah, che bravo bambino che sei, come sei bello", dipende molto dall'adulto, no? Che gli dice un po' chi è, lo definisce e si sente così. Un adolescente non può più, come dire, sentirsi bravo e bello perché gli dice la mamma se lui è bravo e bello o il papà, no? Ma deve accedere innanzitutto confrontandosi con altri interlocutori significativi che sono nel gruppo dei pari, che sono nel gruppo amicale, che sono poi nel mondo esterno, no? Arrivare a costruire una immagine di sé autodefinita attraverso una sintesi dei vari rimandi, dei vari rispecchiamenti ricavati in altri contesti. Ecco perché sperimentare è importante. Sperimentare possiamo intendere l'importanza di fare esperienze anche fuori dalla famiglia, sulle quali poi però
riflettere, pensare con la guida, con l'accompagnamento di un adulto competente che aiuti l'adolescente a dare significato al vissuto e non solamente ad agirlo, no? Oltretutto, appunto, questi ragazzi che tu hai appena descritto come affamati, no, di sguardi e di rispecchiamenti, anche perché ben nutriti, no, avvolti in una cultura familiare che li ha valorizzati molto, no? Oggi sono anche poi crescendo, diventando più grandi, vanno alla ricerca di altri sguardi, no? Che all'interno di nuove identificazioni, e a volte con un processo anche perfettibile, no? Fatto di aggiustamenti successivi, spesso i genitori ai primi tentativi che possono essere anche un po' goffi, sguaiati, no? Un po' maldestri, si allarmano molto e tenderebbero a revocare, no? il permesso a fare queste esplorazioni che vivono così come pericolose, ma anche proprio perché dentro alla cultura affettiva della famiglia odierna, no? La possibilità di tollerare il dolore dell'insuccesso, del fallimento, è un punto di grande fragilità. E mi sembra che questa dimensione sia acuita dall'impressione di non poter più solo tenere, come dire, sotto occhio le frequentazioni fisiche, reali, dei propri figli, ma di dover anche dilatare il proprio sguardo, amorevole senz'altro, ma anche un po' preoccupato, dentro al caleidoscopio degli schermi, no? Che i ragazzi quotidianamente frequentano oggi, da ieri per obbligo di legge, no? E anche per piacere e per bisogno di ricerca, no? E di esplorazione. Allora, forse questo è un altro grande tema, no? Di interesse molto attuale. Quale differenza ci può essere tra un percorso di costruzione identitaria che avviene, come dire, alla vecchia maniera, nel mondo fisico, negli incontri, nelle relazioni concrete, e un percorso di esplorazione, di definizione di sé che usa anche le nuove, nuovissime e molto appetibili, no? Risorse tecnologiche, della rete, della duplicazione virtuale dell'identità, no? Il mondo un po' si divide, no? Tra i tecnoentusiasti e i tecnoscettici, è difficile trovare un'integrazione, ma so che tu di questa tematica qua, proprio anche specifica, te ne sei occupata, quindi se ci vuoi dire qualcosa. Qualche pensiero l'abbiamo fatto insieme tutti quanti, non so, appunto, sì, stiamo vivendo una pandemia, quindi è vero che tante esperienze dei ragazzi dentro, come di sperimentazione nel mondo fisico sono fortemente limitate, no? Un lungo periodo della loro crescita si è confinato dentro degli spazi ristretti, spesso condivisi con i genitori, no? E la rete è diventata, per fortuna che c'è, no? Però è diventata un po' la finestra a cui affacciarsi per condividere socialità, scuola, studio, a volte anche pratica sportiva, online, sempre nello stesso posto, no? Sempre nella cameretta. Sulla rete, naturalmente, come terapeuti dell'adolescenza ci interroghiamo, nel Minotauro c'è appunto anche un gruppo di lavoro coordinato da Matteo Lancini che si occupa proprio di riflettere su questi aspetti. E quello che ci si chiede è un po' quali possono essere gli aspetti, le risorse, come dire, della rete, e quali possono essere i rischi insiti nella rete per i ragazzi che crescono. Io credo che da un lato la rete, dal nostro punto di vista, può essere veramente un'area molto creativa, proprio nel senso, per chi mastica un po' di psicanalisi, nel senso winnicottiano del termine, cioè la rete è un qualcosa che ci mette in contatto con una realtà che un po' è fuori di noi, ma un po' è anche vicina a noi, quindi è un po' esterna e un po' no, un po' come gli oggetti transizionali che portano, come dire, sono in parte controllati da noi accendiamo, spegniamo, clicchiamo, andiamo dove vogliamo, in parte la rete è sotto il nostro controllo, ma in parte è completamente esterna a noi, non è sotto il nostro controllo, è abitata da altre presenze.
da questo punto di vista, gli adolescenti possono molto utilizzarla per sperimentare modalità di presentarsi agli altri, di incontrare gli altri, anche se in forma virtuale. La rete può costituire un laboratorio di pensieri, di riflessioni sull'immagine di sé, su che, quali aspetti di sé presentare, e quindi promuovere un laboratorio creativo di pensiero rispetto al sé, e può mettere in contatto con l'altro, può aiutare anche l'espressione di emozioni a distanza, aiutando a raggiungere anche interlocutori lontani. Però è vero anche che la rete può avere un altro aspetto. La rete nella sua onnipresenza e onniscienza, senza limite. La rete sa tutto, contiene tutte le informazioni, non ha limiti di tempo e di spazio, annulla il tempo, annulla lo spazio nelle distanze, come se avesse delle caratteristiche che per noi che siamo abituati a ragionare in termini di codici affettivi possono ricordare degli aspetti un po' materni, no? La rete c'è sempre, sempre con te, ti dà tutto quello di cui hai bisogno, non ti chiede niente in cambio, abbiamo tutti vicino i nostri smartphone e quando ci annoiamo possiamo cliccare, accendere e trovare contenuti sconfinati che hanno sempre qualcosa di interessante da dirci, sempre qualcosa di interessante da proporci, e quindi può anche essere usata in un modo molto meno creativo e transizionale, ma a volte anche per annullare le emozioni, per annullare la noia, per annullare la paura, l'ansia, perché in rete si trova un mondo di notizie, di informazioni, di stimoli, di suggeriti, di link che spesso sappiamo ci fanno anche perdere un po' di vista il tempo che passiamo, hanno degli aspetti anche un po' ipnotici, hanno un po' degli aspetti catturanti che quando vengono utilizzati per anestetizzare le emozioni, per tenere un po' a distanza l'altro. Io rimango sempre colpita quando i ragazzi con cui lavoriamo ci raccontano delle litigate che loro fanno via WhatsApp. Non litigano più faccia a faccia, no? Litigano con i vocali di WhatsApp che si mandano, e questo aiuta a non emozionarsi troppo, non arrabbiarsi troppo, però anche disabitua un po' forse a gestire, no, l'emozione reale, concreta, nella concretezza dell'interazione, così come anche le dichiarazioni d'amore a volte esistono, soprattutto per i ragazzi più giovani. Siamo in tempi di pandemia, ma forse non solo, no? I fidanzamenti, le dichiarazioni d'amore che avvengono via WhatsApp, no? Che avvengono a distanza perché altrimenti nella vicinanza ci si intimidisce troppo, quindi in questo c'è senz'altro una risorsa e un aiuto. Per altri aspetti ci può essere un aspetto che disabitua al contatto con la vividezza dell'emozione, con l'intensità dell'emozione, no? Allora io credo che la rete possa essere tanto un aspetto transizionale e creativo che ci porta verso l'altro e che ci aiuta, attenuando l'eccessiva intensità delle emozioni, ad andare verso il mondo e quindi a separarci dalle nicchie affettive primarie, tanto quanto, no? Ogni medaglia al suo rovescio, anche invece un feticcio che ci cattura, che anestetizza le emozioni, molto meno vitale, no? E più mortifero che quando viene usata positivamente, e quindi che contenga sia delle grandi risorse che degli aspetti anche di rischio. E tra l'altro, pensando a questo, Ale, io pensavo anche all'utilizzo che si fa dell'immagine, per esempio, di sé, del corpo nella rete, perché è vero che la comunicazione con l'altro avviene nella rete, ma è sempre mediata da degli aspetti o testuali o comunque di immagine, quindi dove si è oggetto di sguardo da parte dell'altro, però la rete resta pur sempre un elemento di comunicazione incorporea, no? E pensando a quanto tu ti sei occupata, ti occupi anche di corporeità e a quanto hai portato avanti delle riflessioni, c'era una domanda che anch'io volevo farti, no? Rispetto a quale può essere il ruolo anche del corpo, quale può essere invece l'importanza e il valore del corpo dentro i percorsi di costruzione identitaria dell'adolescente, e questi corpi oggi che rischiano il contagio, no? Che sono chiusi nelle stanze, che sono limitati nella loro mobilità, nella possibilità di sperimentare il contatto, no? Sì, la domanda che tu mi poni riecheggia anche in alcuni interventi che arrivano, no? Da parte di chi ci ascolta da casa, che ruotano proprio intorno a questi temi. Da una parte, no? Come possono fare oggi nel bel mezzo della pandemia che gli ruba anni preziosi, no?
della loro vita questi ragazzi a fare esperienza, a relazionarsi, no? A vivere la loro vita e il confronto, no? E un'altra persona, un'altra ascoltatrice ci dice che è preoccupata perché i figli stanno bene, no? Sembrano stare bene a casa, nella DAD, tra le quattro mura, no? E si dice preoccupata per la passività in qualche modo. È come se gli adulti un po' sgomenti si chiedessero questa cosa, no? Come si fa a crescere senza fare esperienza e senza corpo, no? Sarà proprio vero, no? Che le relazioni anche virtuali via chat possono comunque essere funzionali, possono essere un modo di stabilire dei contatti. Allora, io provo a fare qualche riflessione, sì, no, sul tema del corpo, perché è molto pertinente, anche perché il corpo è un po' il centro, no, della trasformazione adolescenziale, è il luogo dove si incontra l'altro, dove viviamo l'emozione appunto anche dell'incontro con l'altro, e non di rado è proprio un po' il luogo anche in cui si manifestano le fatiche della crescita, no? Da sé questo è un aspetto invariante, no? Adolescenza e corpo e esternare, no? Nel corpo proprio un momento trasformativo è una questione che accompagna la storia della civiltà a partire, come dire, dai riti iniziatici, eccetera, ma è attuale, forse un po' la peculiarità nostra, la cifra del Minotauro è proprio quella di cercare di rendere attuali anche dei temi invece trasversali e classici, per cui, come dire, oggi nel 2021 di cos'è che stiamo parlando, no? Parliamo di un processo sociale in cui le comunicazioni corrono velocissime, in cui, come dicevi, disponiamo di una quantità di informazioni anche grazie alla rete impensabile fino a poco tempo fa, e tutti questi sono fattori specifici che proprio cambiano il rapporto tra il reale concreto e la dimensione un po' ideale, no? La corpo e mente, un tema su cui i filosofi si interrogano in tutta la storia della filosofia. Oggi, come dire, ci sono sicuramente degli aspetti molto positivi, anche belli, no? Nel fatto che della globalizzazione, accessibilità, pluralismo, però c'è anche un forte impatto destabilizzante. Prima tu lo dicevi molto bene, no? Hai paragonato la rete a degli aspetti un po' materni, anche un po' invischianti, anche un po' onnipotenti e forse in questo anche un po' regressivanti, no? Forse diventiamo questo perdere la cognizione del tempo e dello spazio, questo lasciarsi ammaliare un po' dal pifferaio di Hamelin che ci seduce, un po' ci fa tornare piccoli, e forse questo allarma i genitori, no? Che vedono come un freno al processo evolutivo dei loro figli, qualcosa che li riporta indietro invece di spingerli in avanti. Quindi, come dire, quando la mente e i suoi contenuti astratti e gli ideali anche che custodisce dentro di sé si allontanano, no? Un po' da dimensione fisica del nostro essere in un corpo, c'è qualche rischio, no? C'è qualche rischio, e nella contemporaneità appunto oggi anche noi, i nostri colleghi, stiamo proprio un po' studiando come a volte i nostri ragazzi nel loro processo di crescita siano accompagnati da un ideale, no, di sé che viene costruito nel corso dell'infanzia e che però si nutre di molti stimoli, di tantissime esperienze, e a volte, no, diventa ipertrofico, si ingigantisce, no? Forse anche a causa di tanti processi a cui assistiamo, appunto dal fatto che sono tanti i termini di paragoni, sono tanti gli stimoli, sta di fatto che, come dire, il bisogno di
tenere il passo e di sentirsi adeguati rispetto a un'idea di sé costruita precocemente e molto dorata, no? Può in adolescenza diventare qualcosa che si rivolge contro il sé, no? Può diventare persecutorio. E allora, se appunto l'ideale che abita nella mente è grandioso, è dorato, è meraviglioso, dall'altra parte. Il nostro essere appunto più carnale in un corpo limitato, fisico, pieno di difetti, di imperfezioni, può essere vissuto come qualcosa di persecutorio, no? Anche proprio per il motivo che dicevi tu prima, Elena, che il corpo è il luogo elettivo dell'espressione, della manifestazione, della percezione della vita emotiva, no? La vita emotiva è viscerale in qualche modo, la sentiamo nella pancia. E si contrappone un po' all'ideale che abita nella testa. E allora, quando le cose vanno bene, no? Avviene come un bilanciamento, per cui le esperienze emotive, le esperienze relazionali, le esperienze vissute dal corpo, le esperienze anche sportive, esplorative, l'andare in giro, no? L'appassionarsi delle proprie attività. Aiuta a bilanciare un po' questa ipertrofia a volte dell'ideale che abita nella mente, ma altre volte, come dire, il meccanismo può incastrarsi, può involversi e allora il corpo può diventare anche proprio il luogo elettivo del disagio, il capro espiatorio, il colpevole, no? Di tutto quello che non rispecchia l'idealità. E questo è un tema molto molto attuale anche perché appunto sicuramente la nostra è una società molto stimolante, molto veloce, in cui quindi il tema dell'apparenza, dell'immagine di sé è estremamente rilevante, no? È un imperativo. E quindi, come dire, proprio l'aspetto visibile, esterno della persona, il suo aspetto fisico, no? Si presta in maniera molto forte a venire manipolato e il corpo stesso, no? Può essere proprio usato nei processi di costruzione identitaria a cui tu accennavi prima, per diventare il luogo anche dell'incertezza, no? Della manifestazione dell'ansia, del dolore, no? Che quando abita nella mente ha una dimensione difficile da governare e quando invece viene agito attraverso il corpo, scaricato nel corpo, sembra un po' più governabile e controllabile, no? E quindi ci sono degli aspetti di rischio rispetto a tutta quella molteplici manifestazioni del disagio dei ragazzi di cui noi quotidianamente ci occupiamo, che in qualche modo sempre, no? Coinvolgono il corpo un po' come un epicentro, no? Che si tratti dei disturbi alimentari, degli atti autolesivi, di condotte di grave attacco al sé e alla vita, o anche nel caso del ritiro sociale, no? In cui il corpo in qualche modo viene comunque a pagare, no? Le spese di un difficile processo di soggettivazione, di costruzione identitaria. Ecco, anche il corpo nella rete, alcune domande, no, che ruotano intorno a questo tema, è un corpo duplicato, replicato, no? Sganciato dalla sua dimensione vissuta nell'emozione e riprodotto negli schermi. E quindi il tema del controllo può essere ingigantito. No? Il virtuale permette di manipolare non solo le immagini con Photoshop, come sappiamo, ma anche i contenuti e le emozioni associati. Lo dicevi benissimo prima, no? Differire attraverso l'uso del telefono, no? Alcune istanze emotive che magari invece si affacciano in maniera importante, prepotente, no? E quindi la gestione del proprio, come dire, profilo e anche delle proprie relazioni e delle ripercussioni, no? Delle ricadute che l'essere in relazione con altri suscita proprio nel nostro vissuto,
se ci sono degli schermi e quindi anche dei filtri, può per certi versi anche facilitare, no? Molti ragazzi ce lo segnalano, si può gestire meglio la vergogna, l'imbarazzo, la timidezza, no? Si può differire, si può pensare alla risposta con un attimo di più a lungo, si può nascondere l'arrossimento delle guance o la tremarella. Magari ci si impappina lo stesso, ma se si usa la chat e gli sms si può sempre risolvere l'impappinamento più facilmente. Quindi sicuramente ci sono, come dire, degli aspetti di risorsa, no? E quindi a quei genitori che ci chiedono ma possono anche essere funzionali le chat, può essere una relazione vera che ha una sua qualità di vissuto emotivo vero? Sicuramente sì, no? Soprattutto poi in un momento come adesso, in cui è un po' anche l'unico canale attraverso cui esprimere la socialità per alcuni ragazzi. Dall'altra parte è evidente, no? Che ci siano anche un po' dei rischi, sono, come dire, c'è un po' anche un distacco che può diventare anche un... può progredire in una dimensione anche più problematica, no? E soprattutto credo che nell'ultimo anno ci è capitato molto di vedere questo tema del tentativo di concretizzare il controllo, no? Di usare il corpo come un luogo fisico dove cercare di tenere sotto controllo il cibo, l'alimentazione, per dire una tematica di cui mi occupo da vicino, ma anche altri bisogni, forse proprio anche per far fronte a un'incertezza e a un'indeterminatezza, anche solo di quando si potrà tornare fuori, no? A vivere in una dimensione vitale che abbiamo conosciuto e che è rimasta adesso molto limitata e ridotta. Ecco, questo mi sembra che sia un temone, no? Per i ragazzi che si trovano a vivere la loro adolescenza in epoca di pandemia. Assolutamente sì, e magari volevo aggiungere una cosa su cui mi ritrovavo molto rispetto al corpo, intanto che vediamo se arriva qualche altra domanda magari a cui rispondere. Mi ritrovo molto sul fatto che forse il corpo è proprio, all'inizio dicevamo, la costruzione dell'identità come il passaggio dal non scelto, no? A quello che diventa proprio, no? E ci appropriamo. E il corpo è forse proprio una delle cose che più di tutte noi non abbiamo scelto, no? Non lo abbiamo ordinato, fatto su misura con le caratteristiche che avremmo desiderato, no? E anche per esempio le maturazioni puberali non avvengono nel momento in cui è la persona a determinarle, no? Per cui abbiamo quelli che non vedono l'ora di svilupparsi, di diventare grandi, invece restano piccolini, si sentono più indietro rispetto agli altri, o viceversa. No? Quelli che si sviluppano molto presto e poi provano una vergogna rispetto agli altri. E il corpo è qualcosa di cui è faticoso, ma è assolutamente vitale e fondamentale appropriarsi, no? Come poi espressione di sé, ma sia nei suoi aspetti come di parvenza, di apparenza, gli aspetti, se vogliamo, più narcisistici, estetici, di come si presenta agli altri, però poi rispetto a, un po' come dicevi tu, no? Al luogo, il corpo come luogo dove vengono sentite e vissute le emozioni, no? I desideri, le paure, no? I timori, e quindi come il corpo in sé per sé, con le sue trasformazioni, con le sue modifiche puberali, ci confronti con il tema della nostra non piena possibilità di essere sempre noi a decidere, no? A controllare. E credo che da questo punto di vista anche la pandemia, no? Che stiamo vivendo, quindi con i corpi come veicolo di contagio, no? Anche corpi che abbiamo visto le immagini terribili, no? Delle terapie intensive, di questi corpi un po' intubati, no? Resi un po' degli oggetti di cura medica, anche molto invasiva, no? Portano con sé tutti dei vissuti di rapido passaggio da una vecchia onnipotenza infantile, in cui il corpo è oggetto di fantasie idealizzate e di grandi aspettative, no? A dei corpi invece così anche fragili, no? Esposti a tanti aspetti che non vorremmo, che avremmo certamente, potendo scegliere, evitato, e invece non possiamo, no? Il corpo ci confronta per definizione, no? Con il tema della nostra finitezza,
È concreto, è finito, è vulnerabile ed è anche mortale, effettivamente. E questa è una tematica che esplode proprio nel corso dell'adolescenza, no? Anche nel corso della preadolescenza, mi viene da dire, ci sono alcuni genitori che si allarmano quando i ragazzini, anche molto piccoli, si avventurano dentro a tematiche un po' metafisiche, no? Che riguardano la vita, la morte, il futuro, no? E dentro una dimensione ancora molto di esplorazione astratta con la mente, no? Di queste tematiche. Però sicuramente è vero che per tutta la fascia di cui ci occupiamo, questo anno è stato un anno pazzesco, no? Impensabile, impensabile anche per noi adulti, e che li ha costretti a rimodellare, no? Completamente, riorganizzare la propria crescita cercando canali diversi, no? E cercando anche appunto di contrastare un po' questo senso di vulnerabilità che viene percepito in maniera così nitida, no? Non so, mi viene da pensare al bisogno, a quanto nelle nostre case sia entrato anche il fitness, no? Durante la pandemia i ragazzi e non solo hanno cercato di tenere vivo e attivo anche il corpo. Magari a volte dentro a pratiche che possono diventare anche un po', no? Ripetitive e diventare preoccupanti, ma proprio perché da una parte c'è la risorsa, il tentativo di sentirsi vivi, di sentirsi attivi, di rimanere in forma per quando le porte si riapriranno e si potrà di nuovo uscire, ma c'è anche molto, come dire, un tema di tentare di controllare quello che in realtà non è molto controllabile, che tutti i giorni in qualche modo anche le notizie del telegiornale ci espongono, no? A un'indefinitezza, a un senso di. Io, ecco. Sì, ho visto la connessione che un po' si perdeva. Comunque, mi sembra che sia risultato chiaro quello che dicevi. Intanto, ho visto che sono arrivate tantissime domande e quindi forse non riusciamo a rispondere a tutte. Molte di queste però facevano riferimento un po' al ruolo degli adulti, no? Cioè, com'è che possono gli adulti aiutare i ragazzi ad attraversare questo periodo pandemico, ma anche un po' più in generale, forse il percorso evolutivo adolescenziale. Alcuni facevano riferimento, ad esempio, quanta libertà, quanto limite lasciare, no? E mi veniva da riprendere alcune di queste, forse non riusciamo a riprendere tutte, ma riprendere alcune di queste rispetto a come gli adulti possono sostenere i ragazzi nell'abbandono di un'onnipotenza infantile, che però non deve precipitarli nel senso di impotenza, no? Che è un po' il rischio che adesso un pochettino mettevamo in luce, cioè con un passaggio un po' estremo e dicotomico, no? Da una condizione all'altra, che sono passaggi caratteristici un po' del pensiero infantile, che va o tutto bianco o tutto nero, no? E di come in realtà un limite buono messo dall'adulto, ma buono cosa intendiamo? Intendiamo sintonizzato su quella che è l'esigenza evolutiva dell'adolescente, che non è di avere una libertà senza limiti, no? Che non saprebbe neanche gestire, ma una libertà sintonizzata su quella che è la sua esigenza appunto evolutiva di quel momento, che poi è sempre difficile da definire, ma come l'interiorizzazione di questo limite poi possa portare a non passare dall'onnipotenza all'impotenza, no? Ma accettare una limitata potenza di intervento nella realtà, no? In cui non possiamo fare tutto, ma non è che con questo non possiamo fare niente, insomma, la fragilità, la limitatezza, la finitezza che tu prima citavi, no? Dell'essere umano, della sua corporeità, della sua fisicità, però diventa anche un aspetto, come dire, della sua natura, che fa parte della sua natura e che sancisce anche la sua possibilità, no? Di intervenire sulla realtà, magari per
spostare questo limite per attenuarlo, per superarlo. Prima parlavamo dell'innovazione, delle esperienze di sperimentazione, no? Che consentono di identificare, di individuare nuovi ambiti di esperienza che sono preclusi al bambino, no? Ma che invece apparteranno all'esperienza dell'adulto. E quindi sì, è sempre difficile, soprattutto in termini generali, dare consigli specifici, no? Però forse possiamo individuare una funzione dell'adulto come quella di offrire un limite buono, no? Che aiuti l'ex bambino a uscire dall'onnipotenza infantile senza precipitare in una mortificante, no, impotenza, e quindi accettare, no, la limitatezza della possibilità però di intervenire sulla sua realtà. Allora, ti rigiro alcune delle domande che sono arrivate, che sono molto interessanti e spaziano a 360 gradi, quindi sono veramente molto varie, e mi scuso se molte purtroppo non troveranno risposta, ma ci saranno altri incontri, altri webinar in cui sicuramente ci sarà spazio per trattare vari temi. Però te ne giro un paio. Una hai appena in parte risposto, no? Ma un partecipante scrive: oggi la pratica educativa è ampiamente vista come fioritura della propria identità. Ma due domande in una, no? Quale figura di autorità, no? E forse richiama questo tema del ruolo dell'adulto, no? Di un adulto capace di dare un po' il limite, ma anche di accompagnare, no? Di mitigare alcuni aspetti, offrendo delle possibilità identificatorie, anche dei modelli, però non troppo persecutori. E poi dice anche come fare a vivere in tensione con degli ideali senza creare però l'ansia, no? Che è così diffusa. Quindi venire da una parte l'aspetto relazionale, no? Dell'adulto autorevole, che funzione può avere in sostegno alla crescita, e l'altra un aspetto più interno, no? Di come mitigare, governare l'aspetto dell'idealità senza doverlo dismettere, senza doverlo abbandonare. Provo a dire io. È un'altra cosa molto carina che riguarda i social e tutto il mondo di cui si sono nutriti i ragazzi, durante una domanda che ci riporta anche un po' alla freschezza degli adolescenti, che in questo anno si sono nutriti di, per esempio, di serie televisive e quindi di modelli anche televisivi che riproducono una certa immagine dell'adolescenza, e in che modo questo può essere stato uno strumento, una risorsa, anche questo, no? Al servizio in qualche modo dei processi identificatori dell'adolescenza. Caspita, che domande interessanti, magari poi mi aiuti anche tu. Io comincio a dire qualche pensiero che mi veniva mentre tu le leggevi, ma poi ti chiedo anche una mano, perché sono domandone grosse, domande interessanti. Cioè, sul ruolo dell'adulto, no? È un qualcosa che noi abbiamo sempre in mente come molto importante. Noi siamo abituati, no, a parlare di adulto competente. Chi è l'adulto competente che i ragazzi cercano? Prima parlavamo di limite, ma i ragazzi non accettano un limite che sentono infantilizzante, un limite che sentono che li reclude o li riporta a una condizione di bambini scemi che non capiscono niente, che devono obbedire, che devono... Questo tipo di limite i ragazzi faticano ad accettarlo, no? Hanno bisogno invece di un limite, come dire, che appunto li aiuti a confrontarsi con quello che possono fare e quello che non possono fare in una dimensione protettiva, anche protettiva rispetto a quell'idealità di cui si parlava forse nell'altra domanda, no? L'adulto competente, chi è l'adulto competente? È anche quello, ci siamo abituati a sottolineare spesso anche nelle discussioni che facciamo, no, tra i colleghi del Minotauro, è quello anche che è in grado di testimoniare la possibilità di sopravvivere a un insuccesso, no? A un fallimento. Questo è accettare il limite a volte, cioè che per essere degni di accedere al mondo esterno non è detto che si debba sempre essere senza macchia e senza paura, no? E perfetti di quell'idealità infantile, no? Che rende la propria performance tutta bianca, no? E senza nessuna sbavatura, nessuna imperfezione. L'adulto competente è quello anche che testimonia come il limite
sia qualcosa che, appunto, riportandoci a una condizione che è quella reale e vera della nostra natura umana, come dire, va accettato, compreso anche il dolore che comporta, no? Questo limite, il dolore, la paura, l'ansia, appunto, tutte le emozioni che fanno la nostra vitalità, come dire, di esseri umani, no? Questo potrebbe essere un aspetto, e forse, non so se posso collegarmi alla seconda domanda che leggevi, di come a volte ci siano dei modelli che i ragazzi ergono un po' a modelli di identificazione con i quali si confrontano, che non sono affatto dei modelli realistici. A volte sì, a volte lo sono, a volte ci sono delle serie TV che aiutano anche i ragazzi, no, a misurarsi con tematiche anche importanti per la loro età, no? Così come anche nelle serie TV, ma possiamo dire anche nei social, come dire, i famosi influencer, ci sono sia degli aspetti, come dire, di idealità irraggiungibile, rispetto, prima tu li citavi, rispetto alla corporeità, rispetto a certi canoni estetici, insomma, o comunque degli aspetti poco vicini alla realtà, come dire, del vissuto quotidiano, che rischiano di gettare una luce svalutante rispetto a quello che poi è il sé degli adolescenti, che si sentono impari rispetto a questi super, no, modelli, no? Però è vero anche che nei modelli rappresentati da certe serie TV si possono incontrare alcuni temi che possono essere utili agli adolescenti, soprattutto se calati dentro in una discussione, appunto, con l'adulto competente, no? C'era una cosa adesso prima di chiudere che mi sembrava importante dire, cioè un po' come i bambini nella prima nascita, quando imparano a camminare, che iniziano a muoversi, c'è sempre bisogno di un adulto che stia vicino, no? Che non li manderebbe da soli appena hanno iniziato a camminare. Anche gli adolescenti che vanno nella rete, vanno da soli, però come sarebbe importante, no, che con gli adulti si parli di quello che loro vedono, di questi modelli, di quali aspetti possono corrispondere o non corrispondere. Insomma, sì, ci sarebbe molto da dire, vedo che i tempi stringono, quindi mi fermo qui anche per dare spazio a te magari di... E comunque, appunto, secondo me un altro aspetto che hanno, che c'è sia nelle trasmissioni televisive anche nella rete, che ai ragazzi piace, penso ai preadolescenti, ma anche ancora agli adolescenti, è anche una grande risorsa quella dell'ironia, no? Della possibilità di sdrammatizzare i vari prodotti, appunto, che piacciono molto ai ragazzi, un po' sdrammatizzanti, un po' farseschi, che prendono anche un po' in giro, no? Il nostro prenderci così tanto sul serio degli adulti, no? Forse anche questo è un bisogno forte in questo momento dei ragazzi, perché anche l'ironia può essere un grosso antidoto all'ansia in cui viviamo, no? Per cui mi viene in mente che a volte ci sembra che i ragazzi guardino delle gran stupidate, no? Ma sono proprio quelle stupidate che permettono un po' di vedere in controluce le ansie, le tensioni, i conflitti che un po' tutti viviamo, e anche poterne sorridere, no? Per cui un po', appunto, come sempre, si tratta di trovare un equilibrio, una giusta misura, no? E aiutare anche i ragazzi a volte effettivamente a non prendersi troppo sul serio, no? Può essere un viatico. Qualcuna delle domande anche mi suggeriva quest'idea, ce n'è una che è più una riflessione, no? Di una mamma, presumo, che dice che sua figlia vede benissimo tutti i suoi difetti e non riesce a vedere i suoi pregi, no? Una condizione molto comune. Però credo che tutti noi che siamo qua questa sera, no, che ci siamo appassionati di questa discussione, abbiamo una qualità di investimento sulla crescita dei ragazzi, un interesse, no, che è importante che li raggiunga, come dicevi tu, no, una vicinanza anche fatta di presenza, di parole, di scambi, non sempre per forza, no, idilliaci, ci si può anche scontrare, no? Però fa parte di quel aspetto di, per usare dei paroloni, no? Di possibilità di identificarsi e controidentificarsi, no? Di sperimentare degli aspetti di costruzione dell'identità anche un po' nella contrapposizione, non è necessario andare sempre
tutti d'accordo per trarne un arricchimento, anzi forse oggi i ragazzi hanno particolarmente bisogno di sperimentare anche la dimensione evolutiva del conflitto, no? Proprio per esorcizzare quel mondo molto molto patinato, no? In cui tutto sembra invece trovare la propria quadra. E allora anche questo è un compito degli adulti e dei genitori soprattutto, ma anche in generale degli adulti che stanno vicino ai ragazzi, offrire anche un po' un idolo polemico con cui poter discutere, potersi confrontare in maniera non distruttiva, no? Rimanendo vivi e rimanendo capaci, no? Di fare degli altri pezzetti della crescita. Non lo so, se vuoi aggiungere qualche cosa, siamo proprio agli ultimi minuti, no? Conclusivi. Solamente ringraziare, ecco sì, te, tutti i Ringraziamo partecipanti, i colleghi del Minotauro di quelli essere che ci stati hanno con noi. Vedo aiutato che il dal tempo stringe backstage, un po'. Mi sicuramente. spiace che non abbiamo potuto rispondere a tutte le domande, ma magari nelle Sono prossime serate numerose, ci ma sarà modo. vi ridico, carissimi partecipanti su tutti i canali, che andremo avanti a chiacchierare, a parlare, a confrontarci. E in particolare il prossimo webinar sarà martedì 13 aprile, tra un mese, e vedrà impegnate due colleghe dell'equipe dei disturbi alimentari, che si occupa della presa in carico dei disturbi alimentari, Elena Riva e Loredana Cirillo, che dialogheranno con noi e con voi sul tema "Non ci sono più le principesse di una volta", no? Prendendo spunto dalla discussione del libro Principi e Principesse. Ecco, un'ultima annotazione, finiamo con una nota di nuovo tecnica. Nei prossimi giorni, per chi si è iscritto a questo webinar, riceverà una mail in cui avrà la possibilità di esprimere una propria impressione sull'evento a cui avete partecipato, che per noi è ovviamente un feedback molto importante per aiutarci a migliorare sempre, a crescere anche noi. Grazie a tutti Grazie, e vi buona salutiamo. serata, arrivederci. Grazie Elena e grazie a Grazie, tutti. arrivederci.